Francesco Musacchio ha deciso di candidarsi a sostegno della candidatura a sindaco di Maria Spinosi. Per quale motivo ha fatto questa scelta? Io credo intanto che ci sia bisogno anche a Ventimiglia di un'area seria di centrosinistra, che prenda posizione, che non abbia timore di prendere posizione, che abbia una identità netta e chiara. E personalmente milito da un po', sono 10 anni che sto dalla parte del Movimento 5 Stelle, soprattutto sono convintamente dentro il Movimento 5 Stelle, portato da Conte a sinistra. Maria Spinosi è una persona in cui credo e in cui ho trovato una bontà e un'affinità ideale, ideologica, e quindi sicuramente mi voglio spendere per questa città. Poi il motivo più importante è perché abito in questa città. Io vivo qui, ho comprato casa qui, ma soprattutto i miei figli vivono qui. Quindi voglio indirizzare, voglio dire anche io la mia sulle scelte del nostro comune. Quali sono le sue competenze e i progetti che vuole portare a compimento se sarà eletto? Quando mi hanno chiesto di candidarmi, io ho subito detto di essere nuovo, ma di avere delle competenze chiare, che voglio mettere proprio a disposizione delle nostre idee, che sono numerose. Intanto io sono docente e all'interno della mia docenza insegno anche ai ragazzi stranieri non accompagnati. Su questo tema sono molto sensibile perché lavoro da tanti anni ormai su questo aspetto e mi meraviglia che a Ventimiglia manchi la figura del mediatore culturale. Il mediatore culturale, secondo la legge, è una figura che ricopre tantissime cariche e va a coprire spazi in tantissimi ordini della pubblica amministrazione, non soltanto nella scuola, ma è utile nell'ambito della sanità, nell'ambito della legalità, nell'ambito amministrativo. Quindi io credo che la prima figura, la prima cosa da fare sia proprio di istituire questa figura anche a Ventimiglia, che aiuti e migliori le relazioni fra gli abitanti, i cittadini, che hanno diritto a sentirsi tranquilli, sicuri e garantiti, e dall'altra parte chi arriva, perché i migranti, soprattutto io parlo distinguo fra due grandi categorie, i migranti di transito e i migranti che vivono a Ventimiglia. Quelli che vivono a Ventimiglia hanno diritto a essere inclusi e noi abbiamo diritto però a capire anche loro. Il mediatore culturale è una figura che non si concentra soltanto sul discorso linguistico, ma aiuta loro a capire quali sono le nostre regole, il nostro vivere civile, e noi a capire le loro culture di origine, quindi insieme a fare un percorso non facile, non immediato, perché le risposte facili non esistono su questo tema, il resto è tutta propaganda, ma che dia veramente dei frutti. E invece per la questione dei migranti di transito, io ho proposto anche lì, ho appoggiato l'idea di Maria, di riaprire un centro di accoglienza che intanto dia proprio la prima accoglienza a queste persone, li aiuti nella direzione di quelli che sono i bisogni primari: dormire, mangiare, vestirsi, sfamarsi, bere banalmente, ma anche poi quelli che sono bisogni di secondo tipo, banalmente scaricare un telefonino, perché non è possibile che debbano girovagare o bivaccare sperando che un bar gli conceda loro di caricare il telefonino. Questo lo trovo disumano. Dall'altra parte, io ho due figli adolescenti, desidero che i miei bambini escano per Ventimiglia, si sentano liberi di uscire per Ventimiglia senza percepire nessun tipo di ansia. E queste due cose non possono essere in contraddizione, perché non possiamo veramente girarla sulla guerra dei poveri, che chi sta peggio deve prendersela con chi sta ancora peggio. Quindi tutte e due le istanze devono essere garantite.